Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico Andrea Campriani, che mi chiede di parlare di un disco, quindi mini recensione musicale, disco italiano di pura new wave. Dopo l'esordio gigantesco, diciamo dopo l'EP, poi l'esordio in LP, uno dei capolavori della musica italiana, uno dei migliori dischi di new wave europea, ovvero Siberia, e i Diaframma, quindi dicevo, sempre qui con Sassolini alla voce, grandissimo, che interpreta in maniera incredibile almeno 3-4 pezzi. Ora, questo Tre volte lacrime dell'80, appunto, scritto tutto da Fiumani, testa e voce tranne rari casi, è un altro bel esempio di new wave italiana. Si ammorbidisce, forse diventa più solare, si perde quella voglia cupissima, ecco, in ogni new wave più aperta, meno dark in un certo senso, meno gotica. In questo spiccano pezzi come Marisa Allasio, che è cantata a dir poco benissimo, un pezzo meraviglioso, così come Oceano, che chiudeva il lato A ai miei tempi del disco, bellissima anche la title track, di spessore anche spazi immensi, quindi insomma alla fin fine è un classico disco di new wave italiana, un po' in ritardo l'86, ma però che funzionava benissimo. Ripeto, Siberia per me era di un altro pianeta, aveva una produzione, un suono molto più siderale, molto più aperto anche a un certo tipo di psichedelia. Qui si levica un po', Ernesto De Pascale produce bene insieme a Ponte Nostri Diaframma e il disco si ascolta benissimo, uno dei migliori dischi del rock italiano, anche questo, cioè, c'è poco da dire. Sassolini è uno dei migliori cantanti che ci sia mai avuto e Fiumani all'epoca era veramente una penna di quelle che non si dimenticano. Per cui per me questo disco, pur ripeto, essendo inferiore non di poco a Siberia, che secondo me è un capolavorone gigantesco, non c'è un pezzo di troppo. In questo disco di 9 pezzi ce ne sono 4-5 notevoli e gli altri 4 che stanno lì, buona robetta, si ascolta volentieri, ma vi ripeto, quelli che ho citato sono messo nei migliori, gli altri sono sempre buoni pezzi di pop rock new wave italiano. Detto ciò, comunque, per me questo è un discone, sicuramente uno dei migliori dischi anni 80 in Italia, e sicuramente tirava fuori il talento di Fiumani, che gli è rimasto come scrittore di canzone, ma che non ha più raggiunto i livelli di questi di Siberia, secondo me nemmeno sotto tortura, forse qualche altra cosina. Resta il fatto che questo rimane un discone, il link è qui sotto, secondo me è un acquisto obbligato per chiunque ami il pop rock italiano, chiunque ami la new wave e chiunque voglia capire che in Italia insomma il rock si fa già da 40 anni e c'è chi lo faceva molto meglio di quelli che lo fanno adesso. Mi fate un po' voi, ascoltatevi Vestiti a Framma, beccatevi anche Siberia e capite un po' il rock italiano 40 anni fa dove stava di casa e dov'è adesso. Fate un po' voi, il link è qua sotto, iscrivetevi al canale, mi piace, donate su Patreon, l'unico modo che ho per campare, e insomma alla fin fine non vi fate mancare i Diaframma di Siberia e perlomeno di quest'altro successivo Tre volte lacrime, perché è veramente uno spregio alla grande musica italiana, questa sì davvero da non perdere.